Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
è il protagonista di questa storia, è un ruolo che amo ed è uno veramente dei miei ruoli preferiti. Ho iniziato a interpretare Romeo quando avevo 20 anni, è stato il mio primo ruolo da protagonista e a 21 anni sono diventato primo ballerino dopo una recita di questo Romeo e Giulietta ed è un ruolo che mi ha accompagnato per tutta la mia carriera. Beh, Romeo è un personaggio ovviamente molto sfaccettato e nel corso della storia cambia e ha la possibilità veramente di provare un'intensità e una varietà di emozioni incredibili. Per questo è così bello, perché arrivi a provare l'amore nella sua forma più assoluta, arrivi a provare la disperazione per aver ucciso qualcuno che ti sta comunque caro, per veder morire la persona che ami, arrivi a uccidere te stesso, quindi è veramente arrivi a fare degli atti, a provare delle emozioni che nella vita non provi. Quindi questo vulcano emotivo è qualcosa che è incredibile riuscire a provare in scena e a portare queste emozioni sul palcoscenico, renderle credibili dentro di te e trasmetterle al pubblico. Ogni singolo gesto, ogni singolo passo non è fine a se stesso, ma è un mezzo per raccontare. La tecnica è solo uno strumento, un mezzo per esprimere queste emozioni. Ecco, Macmillan riesce sicuramente in questo intento. Il pubblico riesce a entrare nella storia senza essere distratta, tra virgolette, disturbata dai passi tecnici, ma questi sono un'aggiunta, sono un di più, sono qualcosa che esprime l'emozione in un grande salto nel balcone. La variazione che Romeo fa prima del passo a due è una variazione dove ci sono dei salti, dei giri, ma è un'esplosione di gioia, di felicità, di una dichiarazione d'amore. Trovo che la musica di Prokofiev dia un valore aggiunto immenso a questo balletto. È una musica che veramente suscita emozioni e sa trasportare in questo mondo, sa raccontare. È una musica che è stata scritta per il balletto ed è molto chiara, quindi ogni interprete, ogni scena ha un suo tema e racconta proprio e ha una forza drammatica, una forza emotiva incredibile. Per noi è un aiuto e una base su cui lavorare, su cui interpretare enorme e credo anche al pubblico. Le nostre emozioni arrivano amplificate grazie a questa musica. Thank you.
Beh, con Misty è stato molto bello lavorare con lei, la prima volta, il nostro primo balletto insieme, e quindi un debutto importante direi per lei qui in Scala e insieme noi due. È una ragazza straordinaria, piena di vita, piena di gioia, molto una persona super disponibile e generosa e una splendida artista. È bello confrontarmi con nuove Giuliette, perché così cambia anche il mio Romeo, adattandomi a dei loro lati, delle loro sfumature, così il mio Romeo acquista una ricchezza e particolarità diverse. È fondamentale, la fiducia nel partner è importantissima. In questo balletto ci sono dei passi a due meravigliosi, come abbiamo detto, quello del balcone, della camera da letto e l'ultimo della cripta, in cui lei è morta tra le mie braccia, quindi si deve veramente affidare completamente, perché io la prendo, la alzo, la butto per terra, la tiro su, cioè non è facile. Però voglio dire, c'è una grande fiducia e c'è stata da subito una grande intesa. Riaffrontare Romeo ogni volta è una scoperta, perché questo ruolo chiaramente è molto cambiato negli anni, da quando avevo 20 anni e da quando l'ho affrontato la prima volta ad oggi, è un ruolo che è cambiato con me. In Romeo metto quello che sono io come persona, come uomo, come artista, chiaramente come io sono maturato in questi 20 anni, come sono cresciuto, le mie emozioni, le mie esperienze di vita, quello che io ho capito, quello che io sono diventato come uomo, così anche questo cerco di metterlo in Romeo, così Romeo è cambiato ed è maturato e credo che abbia acquisito una verità e un'autenticità molto, molto maggiore. Prima interpretavo dei sentimenti in un ruolo, oggi molti di quei sentimenti che prima interpretavo li ho provati, non alcuni in maniera così violenta e così intensa, ma altri sì, e quindi posso mettere veramente una verità che prima pensavo di avere, ma in realtà non avevo. Thank you.
Thank you.
Classical ballet to me is so incredibly beautiful. Not everyone may believe that they can relate to it as a person on the street, that they can relate to classical ballet, because a lot of the stories are fairy tale stories. But Juliet, Romeo and Juliet, is a universal story. And everyone experiences love and tragedy, and everyone can connect with that. There are so many interpretations of the ballet and the story of Romeo and Juliet. For me, Juliet is very young. I don't think that she is as naive as maybe some people take her to be. I think that she is a young girl who has been raised in a certain manner to know how to act in front of people, to know when it's time that she needs to meet her future husband. She understands all of the relationships that she has with everyone in her family, how to take advantage of them sometimes, like the nurse. And I think she's just a very smart girl in knowing how to get what she wants. I love the role of Juliet so much because I think that every woman experiences love in a different way. So there's no real way to imitate one dancer that has done Juliet before. It's really about your own feelings and your own interpretation of what it is to experience romance and love through your own eyes. That's something that I thrive off of. It's hard for me to just be given steps that are technical with no real story behind it. I think that I react to the characters that I'm portraying, and then the movement follows. The character and the acting is number one, most important to me. I think that when you are a ballerina and a performer, a dancer, every part of yourself has to dance. It's not just the feet and the legs, which dancers are so focused on. And as I was saying before, most people in the audience, when they come to see a performance, this is what they're looking at.
That's something that, as a human being, you connect with people through the facial expressions, or maybe through their hands. That's how humans connect and respond to one another. So yes, my face definitely dances with me. I think that as Juliet, the facial expressions are so important. Such a blessing to be with someone like Roberto, who is so experienced as a professional but also as a Romeo. And it's surprising to me that even though he's been doing this role for so many years, every single time, even if it's a rehearsal, it's a fresh new approach. And to be able to see the youth in his eyes, to me, makes me respond like I'm a young girl experiencing love for the first time. Trust is number one when it comes to a partnership. Sometimes you are not given a strong partner, and you have to learn to adjust and find a way to trust in your partner. With Roberto, it's so easy. I have full trust and faith in him that I can have the freedom to do what I feel in the moment, which isn't always the case as a dancer, that sometimes you have to be the strength for your partner. So it's nice to be able to just be completely free and open dancing with him. I think something that's so special about Macmillan's choreography is that it's human and it's real. It's not as stylized, and maybe sometimes how classical ballet can come off as contrived. It's very fluid and human, and I think that's something that I connect with and relate to. I think that I'm a very natural contemporary dancer. I think that he is ahead of his time in terms of the movement that he has created. Also the ability to allow his dancers to kind of create what they think their interpretation of the roles are, and then allow the choreography then to shine. Thank you.
the third act is fully dedicated to showing these drastic changes in Juliet's character. You see her first in the nursery as a young girl playing with dolls. You see her meet Paris for the first time, and you see this progression that happens in such a short period of time. But by the third act, she's become a more mature young woman who's already experienced death and love and loss and tragedy, and to be able to develop into that, you know, within 3 hours, it's a challenge, but it's so much fun. To me, you know, being the first African-American female principal dancer at ABT, as you said, it's doing so much for society, but more importantly, I think it's important for people to remember that art should transcend race. It's about the interpretations you have of these characters. It shouldn't be about what you look like. Thank you.
Thank you.